c'era un'esperienza che abbiamo fatto in Taiwan. Abbiamo organizzato un incontro tra monache buddiste e suore cristiane. Hanno fatto una settimana di condivisione insieme e la parola di questo prete responsabile di questo dialogo intermonastico e diceva che i buddisti hanno come esperienza la vita monastica. Loro hanno un'esperienza più lunga della nostra, perché la nostra ha cominciato quasi 1000 anni dopo la loro. Allora lì ci sono tante cose che si possono condividere. Un dolore comune anche unisce. Sì, quindi anche se ci sono chiesa ortodossa, chiesa cattolica, greco-cattolica, chiesa anche ortodossa, ma diversi patriarcati, diciamo. Ma se vogliamo un fine, che adesso ci unisce questo una tragedia di comune, quindi in questo caso anche cerchiamo di collaborare, chiese cattoliche, chiese ortodosse. Per esempio partecipavo in un incontro e c'erano cappellani anche da giudei, erano cristiani, dalla chiesa protestante e cattolica, e quindi abbiamo pregato insieme perché cercavamo come aiutare la gente, come aiutare quei ragazzi che stanno alla linea frontiera. E qui la differenza non si così guardano, ok, voi fate in questo modo, noi in questo invece. Quindi qui anche vedo che c'è anche una unità. Io direi che il dialogo è quello che ci distingue in tutte le organizzazioni del mondo. La Chiesa Cattolica non è stata mai quella che imporre quello che crediamo, però condividiamo la nostra fede. Forse alcune volte nella storia ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato quello di imporre la nostra fede, ma in realtà in genere noi condividiamo. E così, con rispetto alla diversità, rispetto alle diverse religioni, le diversi modi di credere, ma con anche molta semplicità di condividere e di accogliere. For me, the identity that I live out is the witness to other people, including the non-religious people, even though the different religions existed in Hong Kong. For me, for my identity, I'm very clear that I'm living in the world, not the consecrated life hidden in God's love, but need to be exposed to a community, to be the good relationship with other people, not only by words, but by our deeds or my contribution in cultural, spiritual, and interrelationship sphere to express this reality.